Buon samurai a tutti e ancora buon vaccino e tamponi. Puntata numero 3, dedicata a due assemblee, quella del Kwankido e della Fikta, karate tradizionale. Siamo al numero 3, ardua la salita, arrivare alle 50 puntate. La frase del giorno: se non trovi un maestro saggio da nessuna parte, malgrado tu l'abbia cercato attentamente, allora devi cercarlo dentro di te. In certe occasioni siamo noi maestri di noi stessi. Ciò che cerchiamo lontano, il più delle volte è vicino a noi e non ce ne accorgiamo. Oggi avremmo dovuto avere i due Roberti, dal famoso film di Hollywood, Attenti a quei due, Roberto Sambrotta e Roberto Vismara, ma uno dei Roberti è rimasto a casa, ma non fa niente. Presentiamo subito i nostri ospiti, che sono lì impazienti. Roberto Sambrotta, presidente dell'Unione Italiana Kwankido, con lui. Buonasera, buonasera ai telespettatori e agli amici di Kwankido che ci seguono. Caspita, già ti lanci, calma. Con lui Perieri Marcello, componente della direzione tecnica. Sì, maestro, buonasera a tutti. Grazie per averci invitato e vediamo di fare quattro chiacchiere. E ultimo, ma non ultimo, Enrico Rodini, istruttore di Brescia, che d'altra parte conosce molto bene la Bushido palestre perché ci insegna. Ma ne parleremo più tardi, perché in questi giorni ti dedichi alla floricoltura, no? fai cose strane nei parchi bresciani. Dico bene? Sì. Esattamente. Perfetto. Bene, ancora una volta benvenuti. No, non dimentichiamo i nostri mecenati, Lia Salvetti, che è il presidente della Bushido Palestre, e nonché Luciano Rocca, industriale di grande successo, che è quello che sostiene la nostra trasmissione, perché insomma non dimentichiamo che i mecenati ci sono ancora pochi, ma ci sono, pochi ma buoni. Seguendo le varie trasmissioni Covid, ho scoperto una cosa strana, che la mia povera mamma, quando ero giovane, 2-3 mila anni fa, mi diceva sempre, quando volevo uscire, alla sera puoi uscire solo quando sarai maggiorenne vaccinato. Vuoi vedere che lo sapeva già. quindi prepariamoci, che c'è un vaccino veramente per tutti. Oggi inizio la mia trasmissione partendo da Modena, non parlando della secchia rapita, né tantomeno della battaglia di Zappellino, giusto? Ecco, ma dall'Accademia Militare. Ieri c'è stata l'inaugurazione della SD, la società sportiva della Folgore, e sono stato ospite dell'Accademia Militare dal generale di divisione Rodolfo Sganga. C'era il presidente del Comitato Olimpico, chiaramente parlavamo di sport, Malagò, il quale ha notato due cose. La prima, che portava la cravatta con i colori di Roma, e la seconda, che ha detto che, una cosa importante, che la cerimonia dei medagliati di Tokyo, sia i primi che i secondi per quanto riguarda la parte, diciamo, più sociale, verrà posticipata a fine mese, perché esiste un decreto legge a cui il Presidente della Repubblica più di tante medaglie non può dare. Quest'anno abbiamo vinto troppe medaglie e quindi bisogna fare un decreto perché abbia l'autorizzazione per dare le medaglie. E questo succederà a fine del mese, poi andranno anche dal Presidente del Consiglio, che tra l'altro ha avuto di nuovo la copertina su TAI, quindi è una persona sicuramente importante. Vediamo di parlare un attimo dell'Accademia Militare e della... Qui vediamo alcuni istruttori con il maglioncino nero, che sono della Forza di Pisa, e sono 44 gli istruttori militari che faranno parte di questa società sportiva, aperta non solo ai militari, ma aperta al pubblico, quindi è una cosa importante per quanto riguarda
il discorso relativo al rapporto Accademia e Città di Modena. Magari si potesse fare anche in altre occasioni. Quindi vuol dire che in generale Sganga, che tra l'altro è sesto dan anche di karate, uomo che ha fatto l'Afghanistan con Aquila 1, quindi personaggio importante, ha voluto tutti i costi. Qui c'è il direttore, il commissario tecnico del karate, Pierluigi Aschieri, che ha portato una medaglia d'oro in karate alle Olimpiadi. Quindi è stata veramente una grande festa. Vedete uno scorcio della palestra, è gigantesca. Più c'è il campo per quanto riguarda l'attività esterna di atletica, quattro torri, le funi tibetane. Non ho avuto il tempo di farle, ma le farò prossimamente. Magari non farò quelle tibetane, farò quelle magari un po' più vicine a noi. Qui, ecco, qui abbiamo fatto un excursus veloce sull'Accademia. Abbiamo anche premiato con il certificato dell'Exia i due istruttori che sono venuti in trasmissione qualche mese prima di voi, parlando proprio dell'attività dell'Accademia Militare, che è tra l'altro, non dimentichiamo, la più vecchia Accademia Militare del mondo. Quindi l'Accademia svolge attività per gli ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri. Se noi possiamo dire due cose importanti ancora, è che dopo l'Accademia di Modena, Pietro I, zar della Russia, con San Pietroburgo, e poi l'Accademia, diciamo, militare americana. Quindi ci hanno copiato tutti. Quindi vuol dire che quando ci mettiamo siamo veramente i primi del mondo. Quindi abbiamo dato un colpo iniziale all'attività sportiva militare, e non dimentichiamo che nell'ambito militare abbiamo avuto anche delle medaglie durante questo periodo olimpico, perché la maggior parte dei nostri atleti sono militari. Abbiamo una forza di atleti di 2.500, diciamo, tra soldati, carabinieri, polizia, guardie carcerarie, eccetera. Quindi un astuolo di personaggi molto importanti in cui l'esercito si occupa di portarli avanti nel miglior modo, professionalmente nel miglior modo possibile. Entriamo subito però in nuovo studio e vediamo prima di iniziare a parlare con il presidente Sambrotta, proiettiamo un primo video dell'intervista al direttore tecnico. Questo è il libro che Sambrotta ha fatto per il Roberto Vismare, il maestro. Ecco, lo faccio vedere. Bel libro, molto interessante. È un po', diciamo, un vademecum di Roberto Vismara e i sacrifici che ha fatto per raggiungere gli obiettivi di creare una sua organizzazione. Vediamo questo filmino su Roberto, l'intervista a Roberto Vismara, poi vediamo in viva voce cosa ci racconterà Roberto Sambrotta. Direi che come tutti gli anni è stata un'assemblea motivante, quest'anno è stata un'assemblea particolare perché avevamo due ospiti d'eccezione, Schick e Spartaco Bertoletti e il professor Gordiani, che hanno partecipato e hanno fatto due interventi e in più hanno partecipato alla tavola rotonda con le domande dei nostri soci. L'assemblea si è svolta molto bene, era basata sull'evoluzione che l'Unione Italiana Kwangkido, ma soprattutto la World Union Kwangkido, sta avendo nel mondo. L'organizzazione italiana si è consolidata, la World Union anche lei viene a consolidarsi con una federazione europea riconosciuta e grazie all'Accademia Folong anche quella certificazione europea riconosciuta. Ritorniamo in campo. Caro Presidente, a parte il video che c'è la voce bassa, ma Roberto quando si emoziona sempre, di solito, sempre. Ecco, diamo colpa all'emozione. Vediamo di parlare un attimino del Kwangkido. La prima domanda: dal primo di luglio di quest'anno la vostra
accademia riconosciuta da Lezia Euretics, quindi Parlamento europeo. Grazie al lavoro del professor Giovanni Gordiani. Tutta istituzione a Bruxelles, tutta la sede operativa a Bruxelles e la parte tecnica invece qui in Italia, eccetera, eccetera. Ci vuoi raccontare un attimino un escursus storico senza partire dal debello gallico ed arrivare all'ultima così fuga maggior dopo il pericolo degli americani in Afghanistan? Prego Roberto. Cercherò di essere breve. Il Quanchidò è nato anche grazie all'intervento di Sciche Bertoletti, che qua vicino a me è nato in Italia nel 81, quindi devo per forza partire da lì, perché da metodo Quanchidò, che era già inserito negli anni 70 all'interno del Bebodao internazionale, e fondato e maestro fondatore il maestro Fang Xuantong, a cui noi diamo il nostro rispetto, l'Unione Italiana ha il grande rispetto verso il maestro fondatore, ma chiaramente per costituire una scuola ha dovuto dotarsi anche di istituzioni, perché l'istituzione dà corso a quello che è il progetto. Quindi è nata nell'81 l'Unione Italiana Quanchidò, è nata la World Union Quanchidò e l'associazione Fuan Long, all'interno della quale è nata anche l'Accademia Fuan Long. L'Accademia ha naturalmente in sé uno scopo di studi e è un laboratorio di ricerca. In realtà diventa un laboratorio di ricerca e raccoglie in sé le migliori risorse, le migliori energie che sono nel panorama del Quanchidò. Quindi all'interno dell'Accademia si muovono i grandi esperti tecnici, si muovono i grandi ricercatori, abbiamo esperti di comunicazione, di giuristi, abbiamo i medici. Tutto deve essere proiettato verso la qualità dell'istruttore e la qualità dell'insegnante. Bisogna che l'Accademia formi al suo interno le migliori energie che ci sono nel Quanchidò. Tutto questo poi è stato confermato da questo lavoro che ha fatto Euretics nel verificare la qualità dei nostri insegnanti e la qualità del nostro metodo, e ci ha permesso di avere le certificazioni che ci riconoscono in campo europeo. Questo è un grande passaggio dato e determinato da 40 anni di attività, di lavoro che viene svolto all'interno dei nostri centri, con questa proiezione che ha sempre verso la qualità del metodo, verso la ricerca della migliore qualità possibile. Quindi Euretics Ezia ha certificato questo lavoro, e siamo grati al professor Gordiani e al maestro Bertoletti per questa grande opportunità che ci è stata data. Si è visto di fatto la consegna del certificato Euretics durante la vostra assemblea, giusto? C'è il certificato in un certo senso provvisorio, perché quello definitivo verrà dato a Bruxelles nel mese di ottobre, direttamente certo, al Parlamento europeo. Prima di passare alle altre notizie operative, una cosa importante: noi siamo, questa è la nostra trasmissione, Samurai Channel, siamo sul canale 68, bottone rosso, perché siamo collegati con Putin, chiaro, no? E quindi linea diretta, e su Sky 810 passerà un numero nello schermo. Se qualcuno ha delle domande da fare o qualche notizia importante da dare, o soprattutto delle domande da fare a voi, ai nostri ospiti, ecco. Ho dimenticato un particolare che non è una dimenticanza da non poco. Il generale Rodolfo Sky, di divisione del Gang, è un generale paracadutista. Quindi è una cosa un po' per me è un po' di casa, se vogliamo. Sì. Ma non dimentichiamo che l'Accademia è nata il 1 gennaio del 1678 e è stata creata dalla duchessa Maria Giovanna Battista di Savoia, Nemours. Quindi una donna ha creato l'Accademia. Quindi pensate, questa donna che ha preso in mano il Ducato di Modena, eccetera, eccetera, e ha realizzato le idee del marito che era caduto. Quindi una cosa importante. Sì. Una cosa importante, perché Modena
noi tutti ricordiamo Modena, eccetera, per quanto riguarda Secchia Rapide e così via, ma l'Accademia è un punto importante per quanto riguarda tutta la città. Andiamo avanti. Sabato e domenica a Igea Marina, quindi dopo la vostra assemblea, mi sono fatto 4 ore di macchina, giusto, per andare a Igea Marina perché c'era l'assemblea e lo stage del maestro Shirai per la fitta. Ma in teoria quando si parla di uno stage è sempre uno stage. Ma questo è stato uno stage un po' particolare, perché sabato 1 settembre l'ISI, che è l'Istituto Shotokan, ente morale, ha concesso a 2 personaggi importanti. Uno, Enrico Cipriani, proprietario dell'Aris Bar di Venezia. Forse non vi dice niente. Ah, nome. No, ecco, nome, ecco, nome. Che è, diciamo, proprietario anche, se vogliamo, dell'Oriente Express, eccetera. Cioè, tutti i ristoranti nel mondo dell'Aris Bar, ecco. Il quale non solo si è presentato per ricevere questo premio, ma ha fatto un katà, una forma, lui ha 90 anni, da super applauso. Quindi, guarda, pensando a Cipriani, con cui ho cenato la sera con il maestro Shirai, mi sono detto, ho 10 anni per prepararmi a fare un exploit di un certo tipo. E in più, e ancora al colonnello, guarda, di finanza, Fulvio Bernabei. Quindi, chiaramente presente il sindaco Giorgetti, dice a Marina, dove il maestro Shirai è cittadino onorario. Questo era il sabato. La domenica mattina è stato lo stage e poi l'assemblea. L'assemblea è stato rieletto il professor Achilli, che è stato anche premiato per aver ricevuto il titolo di grande ufficiale della Repubblica Italiana il primo maggio di quest'anno. Quindi diciamo che è una cosa molto importante. E dall'assemblea sono scaturiti ben 18 consiglieri nuovi, giovani. Sono stati dati i 7 dan alla carriera. È stato un weekend veramente impegnativo. E impegnativo dal punto di vista tecnico-organizzativo, in cui il segretario generale, che è anche vicepresidente, Beppe Perrati, è stato un po' il coordinatore dell'operazione. Quindi pensate, Covid, stage, assemblea, consegna di diplomi di grande valore, il tutto in un spazio di un weekend. Non è male, non è male. Decisamente molto impegnativa. Torniamo noi. Vediamo, caro Marcello Perieri. Non per ieri, niente acqua. Niente acqua. Pioverà prossimamente. Ci vuoi parlare del discorso relativo alla affiliazione della World Kwan Kido all'Unione Mondiale di Arti Marziali, che è stata, diciamo, anche quella presentata ufficialmente sabato durante l'assemblea? Sì, certo, questo è un'ottima opportunità perché ci dà la possibilità di comunicare all'esterno, di uscire in un ambiente internazionale, di essere rappresentativi, di far conoscere la nostra disciplina e di contattare ad un alto livello delle federazioni e delle organizzazioni che sono al di fuori del nostro paese. Noi stiamo già lavorando in questo senso nei nostri contatti, perché i nuovi paesi emergenti, soprattutto quelli lontani, facendo tesoro delle tecniche che abbiamo sviluppato nel periodo lockdown, quando non si potevano vedere di persona le persone, abbiamo approfittato di queste tecnologie per contattare direttamente in video i nostri assistiti. Alcuni dei nostri tecnici sono già al lavoro da diverso tempo con i rappresentanti di vari paesi che si sono affiliati alla nostra organizzazione. Attraverso il nostro lavoro noi possiamo sviluppare la nostra disciplina e farci conoscere da tutti. Io sto lavorando in questo momento con
una cintura nera del Madagascar che sto seguendo da diverso tempo. Abbiamo ripreso i contatti con alcuni nostri allievi italiani che risiedono all'estero e hanno creato l'organizzazione sul posto, tipo il Sudafrica, la Spagna e paesi così via. E quindi abbiamo potuto sviluppare un rapporto con loro, anche a distanza, però un rapporto molto importante perché ci permette di mantenere sempre la nostra disciplina ad alti livelli. Ecco. Quindi diciamo che anche questa iniziativa si collega col discorso di Alessia, quindi siete abbastanza ben coperti sia in Italia, quindi il riconoscimento europeo, e spaziare nel mondo grazie all'Unione Mondiale del Martial Arts, esatto, che tra l'altro è stata creata in Giappone da Chodorin. Chodorin è un personaggio importante, ha invitato per 3 volte Michael Jackson, io c'ero, ecco, e non ho cantato con Michael Jackson, perché non ero, diciamo così, super preparato a tal senso. Però l'ho portato in giro per 8 giorni, ero un po', diciamo, il suo bodyguard personale, eccetera, ed è stata un'esperienza veramente importante, perché si varava l'idea del carattere olimpiadi di Los Angeles, e quindi lo abbiamo anche decorato, onorato dalla cintura nera, Michael Jackson, che, detto tra di noi, quando era con noi, una vocina appena respirabile, quando invece ballava e cantava, cioè non c'era per nessuno, insomma, cioè, ci dava 7.000 punti a suo favore. Ma piccolo dettaglio. Adesso, prima di arrivare a Enrico, il bresciano, vediamo di parlare un attimo della politica e sport, perché purtroppo, come in tutte le cose italiane, la politica gioca un ruolo importante. Diciamo, partiamo ancora un pochino dalle Olimpiadi, perché è vero, adesso non se ne parla più, se ne parla solo nel periodo di agosto. Incomincia il calcio e il grande tennis di Olimpiadi e di sport, come diciamo così, di seconda battuta, o gli sport emergenti, come li chiamo io, notte fonda, con forse 2 righe sulla Gazzetta, una tanto. Abbiamo accumulato 40 medaglie, un grande successo. La cosa che in tutte queste medaglie c'è il rovescio. Il rovescio è nato solamente da un piccolo punto di vista. Cioè, il presidente del CONI, Maragò, che tra l'altro è uno dei primi già eletti al CIO, al Comitato Olimpico Mondiale, ha utilizzato il momento di gloria dopo il salto di Tamberi, che ha vinto ultimamente a Zurigo la Diamond League, tra l'altro, una volta era il famoso carattere atletica, sono chiamato Diamond League, perché in Svizzera chiaramente diamo anche un diamante, non è male come idea. Prendete esempio quello del Quanchido col diamante, ecco, al prossimo stage. E dopo la famosa operazione dei 100 metri di Marcello Jacob, giusto? Quindi 2 medaglie d'oro di questo valore, eccetera. Il presidente del CONI ha fatto un discorso relativo alla Jus Solis. Io sono rimasto un po', diciamo così, perplesso, perché legare le medaglie alla Jus Solis? Domanda. C'era proprio bisogno di parlare di cosa? O bisognava pagare, come si può dire, il pegno al fatto che la sinistra, quella che rimane, la sinistra, quella poca sinistra che rimane, l'ha sostenuto, diciamo, nella campagna politica il presidente? Ma hai posto la tua sentenza. Ma lo stesso problema è nato col discorso delle Paralimpiadi. Cioè, una medaglia d'oro alle Olimpiadi è valutata in un certo modo, alla Paralimpiadi in un altro modo, meno del 50% come concetto. Cioè, qual è la differenza? Lo spirito è quello, anzi, lo spirito delle Paralimpiadi, a mio modesto parere, è superiore, perché c'è uno spirito di volontà incredibile per poter partecipare a questa attività, cercando di dimenticare i problemi che ci sovrastano. Purtroppo è così. Ma anche lì è intervenuto chi? La politica. La
la parlamentare famosa, nel nostro mondo, che è stata anche Presidente della Camera, Boldrini, ha preso in mano questa palla, eccetera, ha cercato di mobilitare la delegata per lo sport, Valentina Vezzali, perché bilanciasse il discorso dei valori delle medaglie. Non credo che la cosa succederà. L'unica cosa buona è che questi atleti, siano olimpici che i paralimpici, riceveranno per tutto il periodo, fino alle prossime Olimpiadi, uno stipendio mensile di 1000 euro. Quindi questo aiuta comunque sia, se fanno attività. Nel momento che smettono, i 1000 euro si perdono lungo la strada. Quindi la politica gioca dei ruoli un po' particolari, lo vediamo, eccetera. Del DPR però vi ho già parlato, e quindi speriamo che a fine mese si faccia questo DPR in modo che i nostri atleti possano essere ricevuti dal Presidente della Repubblica e diventeranno tutti cavalieri della Repubblica, senza cavallo, perché una volta era equus, il cavaliere era equus, perché veniva dato proprio un cavallo che doveva essere mantenuto al tempo dell'impero romano, e poi con pace e benevolenza chiuderemo questo periodo olimpico del 2020 più 1. Allora, vedo che, caro Enrico, che stai fremendo, vuoi raccontarci? Sì, sei lì che fremi, vedo gli occhietti come un giapponese, anzi come un cino vietnamita, se vogliamo. Ecco, vogliamo a tal senso parlare della tua performance per preparare i futuri tuoi allievi alla Bushido Palestre. Cosa stai facendo sulla città di Brescia? Sulla città di Brescia in questo periodo stiamo facendo una serie di allenamenti, degli allenamenti settimanali, itineranti per i parchi di Brescia. Abbiamo voluto coinvolgere un po' tutta la cittadinanza in questo modo, per far conoscere il valore di questa iniziativa, avvicinare le persone al Kwan Kido Kung Fu, per cui fare conoscere la nostra bella arte marziale, e nel contempo coinvolgere anche tutta la cittadinanza, ecco. Per cui siamo partiti da Rezzato, dove c'è il nostro piccolo centro, e abbiamo deciso di, attraverso i social, di pubblicizzare un attimino il nostro piccolo percorso, che durerà tutto settembre. Ecco, quest'oggi dovevamo essere tra l'altro a Campo Marte per i bambini alle 18:30 e per gli adulti alle 19:30, purtroppo il tempo non ce lo permette, abbiamo consultato tutti i meteo, e per questa sera ci ritroveremo nel nostro Voduong, nel nostro dojo, che noi chiamiamo Voduong. Per cui settimana prossima invece avremo di nuovo un appuntamento, giovedì prossimo, al Parco Tarello di Brescia, per cui spero di riuscire a coinvolgere la cittadinanza e a farci conoscere in questo modo, e far conoscere la nostra bella arte marziale. E un'altra iniziativa che ci piacerebbe portare avanti, abbiamo anzi iniziato questa collaborazione con la Bushido Palestre, per cui ho attivato anche un corso presso la Bushido Palestre, purtroppo interrotto, ahimè, abbiamo giusto parlato del Covid-19, per cui tutto quello che ha comportato semplicemente è un progetto rimandato per il momento, che stiamo cercando di riproporre. Adesso vediamo un attimino con che modalità. Hai scelto il Campo Marzio proprio per ricordare che è un'arte marziale. Esatto. È tutto legato. È una cosa così. Non è a caso, è stato ben studiato. Quindi, Campo Marzio è un punto di riferimento. Sì. Questa settimana doveva essere quello. E ci spiace moltissimo non riuscire, e mi sa che aggiungeremo un altro appuntamento alla fine del nostro percorso per tornare in Campo Marte, se quest'oggi appunto non si riuscirà per via del maltempo. Molto bene. Facciamo. Roberto, ti vedo che vorresti chiedere delle cose, ma vai al vota libera. Come no? Sì o no? Va bene. Dicevo prima del Kwan Kido, il Kwan Kido si è espresso dall'81 in Italia grazie
all'iniziativa del maestro Roberto Vismara, di cui non abbiamo parlato prima, del quale non abbiamo parlato prima, che è stato un grande collaboratore del maestro Fang Xuantong, ma devo dire che il metodo nasce dal maestro Tong, ma grazie all'intervento del maestro Vismara diventa scuola internazionale, con la collaborazione di tutte quelle persone che si sono associate, iscritte, che hanno partecipato attivamente a questo progetto. Un progetto che è nato da questa grande passione del maestro Vismara per le arti marziali, e che ha riconosciuto in questa scuola che è stata creata la valorizzazione delle migliori qualità umane. Questo è il dato della missione che si è posto il maestro Vismara. Quindi vuol dire che, diciamo, il tuo libro, giusto, perché non dimentichiamo che lui ha scritto questo libro, sì, eccetera, sì, rappresenta praticamente un po', sì, il diario di vita di Roberto, sì, Vismara, esatto, e la sua passione per il Kwan Ti Do. Sì, l'esperienza del maestro Vismara attraversa la seconda metà del Novecento e parte degli anni 2000, ma rimane inalterata la sua missione, che è quella visione che ha lui di una società etica, dove lui cerca di far esprimere, come dicevo prima, di valorizzare le migliori qualità umane, che è un esercizio importante perché esprime quella ricerca di condivisione di quello che è un servizio etico che esprimono le arti marziali nel costruire una società migliore. Questo è un po' lo scopo, di creare attraverso lo strumento Kwan Ki Do, che è uno strumento di aggregazione sociale, ma di riproporre quello che sono i valori etici di tutte le arti marziali. Bene, non dimentichiamo, visto che parliamo di Kwan Ki Do, eccetera, adesso prima di entrare nel tema del prossimo video, eccetera, il Kwan Ki Do è partito con te quando... Sì, anni, sì, anni luce fa, eccetera, eccetera. Bene, il Taekwondo quest'anno alle Olimpiadi ha portato a casa la prima medaglia d'oro, non è la prima per il Taekwondo, ma dei Giochi Olimpici, con Vito Dell'Aquila, sì, ragazzo giovane, eccetera, che tra l'altro era in difficoltà, era sotto dei punti, quindi era doppio vittoria. Per due o tre giorni è stata l'unica medaglia d'oro del Comitato Olimpico. Quindi grande successo per la FITA, la Federazione Italiana Taekwondo, presieduta da Angelo Cito. Ma non è la sola vittoria. Con questa medaglia il Kwan Ki Do ha ricevuto dal Ministero della Cultura e dello Sport del Sud Corea la World Taekwondo Award concessa alla FITA per l'anno 2020, quindi il massimo dell'onorificenza per quanto riguarda l'attività del Taekwondo mondiale. Quindi una grande possibilità, una grande cosa per il Taekwondo anche e soprattutto italiano. Adesso forse abbiamo una piccola intervista del presidente Cito. Buongiorno a tutti, sono qui per dirvi che giorno 4, durante il Taekwondo Day, la FITA ha ottenuto il riconoscimento da parte del governo coreano, del Ministero dello Sport e della Cultura, come migliore federazione per aver promosso il Taekwondo e per i risultati ottenuti. La proposta fatta dalla WT, dal Presidente Cho, delle varie federazioni selezionate, poi ha dato l'esito in nostro favore. E questo è veramente una cosa bella per quanto ci riguarda e soprattutto inaspettata. Non avrei mai immaginato che il governo coreano poi selezionasse la nostra federazione. Di questo se ne sono fiero, ma soprattutto voglio ringraziare tutti quanti voi perché avete sempre supportato la nostra attività, il segretario generale con tutta la segreteria federale che costantemente lavorano e si impegnano affinché poi si realizzino i progetti. Un ringraziamento speciale al Consiglio federale, naturalmente insieme a me programma quello che deve essere l'attività della federazione e le varie iniziative. È un anno speciale questo, un anno che si è concluso nei migliori dei modi dal punto di vista sportivo con la conquista della medaglia d'oro di Vito Dell'Aquila.
Una medaglia d'oro alle Olimpiadi è veramente un qualcosa di straordinario, soprattutto per una federazione come la nostra che basa tutta la sua attività sul discorso olimpico. Un ringraziamento per questo va fatto al direttore tecnico della nazionale e al suo staff. Claudio Nalano è stato veramente bravo a saper dare la giusta motivazione e la preparazione a questi atleti che dopo Rio, che non eravamo riusciti a qualificarci, oggi siamo sulla vetta delle Olimpiadi. Perciò bravo Vito, bravo Simone Alessio che ha fatto un'ottima prestazione, sono certo che lui saprà dimostrare il suo vero valore a Parigi 2024. Lui ha grande merito di aver portato in Italia il primo titolo di campione del mondo senior, e questo è un merito veramente importante. Antonino Boso ha fatto un'ottima Paralimpiadi, si è fermato probabilmente perché non ci ha creduto fino in fondo, però sono assolutamente certo che lui ha il valore e le capacità per potersi riscattare a Parigi. Deve voler quel risultato e deve a tutti i costi conquistarlo. Ora ci tocca riprendere l'attività. Sono certo che tutti i ragazzi fremono per poter riprendere a praticare Taekwondo in sicurezza. Dobbiamo rispettare le norme del governo perché il Covid ancora non è debellato, però già dal prossimo mese cominceremo a fare l'attività nazionale e regionale. E sono convinto che arriveranno anche tante altre soddisfazioni. Ora, per ritornare a quello che è accaduto questa mattina, ci è stato consegnato virtualmente questo grande riconoscimento e questo ci deve far sentire orgogliosi a tutti quanti, davvero, perché siamo un punto di riferimento per tutto il mondo come federazione e io sono convinto che manterremo questa leadership anche in futuro. Ciò, grazie a tutti e spero di rivedervi al più presto e a festeggiare insieme. Buon lavoro. Eccoci qua, cioè, tanto per completare il discorso dell'Aquila, medaglia d'oro, l'award da parte del governo sudcoreano, il presidente Cito, il giorno 13, quindi qualche giorno fa, è stato riconfermato e rieletto vicepresidente del Taekwondo europeo. Quindi la FITA quest'anno ha fatto veramente un trittico di grandissima importanza. Lasciamo il Taekwondo, lo abbandoniamo un attimo. Torniamo al nostro Marcello. Marcello, tu volevi parlarci del discorso della formazione. Sì o no? Sì, volevo parlare del discorso della formazione, ma il nostro amico Enrico penso che sia il più adatto a presentare il lavoro perché è uno dei nostri più validi insegnanti, istruttori, poi è insegnante anche accademico, quindi lascio a lui un attimo la parola sulla formazione. Sì. Prima farei proiettare il certificato di affiliazione alla Union World Marshall, eccolo qua. C'è un piccolo errorino, ma comunque non si vede in TV. Questa è la garanzia che siete membri ufficiali a tutti gli effetti per quanto riguarda il discorso del Kung Fu vietnamita. Quindi, mentre la versione con Kwan-Kido è cino-vietnamita, Esatto, giusto? Questo è sì. proprio solamente Vietnam, è indiziata sul discorso prettamente regionale. Allora, vuoi Enrico completare il tuo discorso che hai Sì, iniziato? potrei spendere due parole riguardanti Anche quattro, sì, spendi riguarda la pure. formazione. Ecco, la formazione nell'Unione Italiana Kwan-Kido è stato un punto fondamentale. È sempre occupato una posizione centrale e fondamentale all'interno dell'organizzazione. La formazione vista sotto tutti gli aspetti, non soltanto l'aspetto tecnico, ma anche l'aspetto relazionale e della persona. In effetti, noi abbiamo tanti momenti all'interno del nostro programma e per cui diversi appuntamenti che riguardano sempre la formazione, per cui appuntamenti formativi come l'assemblea di inizio anno, il nostro corso nero che è un appuntamento mensile dedicato a tutti gli
istruttori, alle cinture nere e a tutti i responsabili di club. È un momento anche di condivisione in cui ci si trova e si aggiornano eventualmente tecniche o si inseriscono tecniche nuove e si cerca in questo modo anche di avere un programma tecnico ben definito e condiviso da tutti. Ma a parte questo discorso prettamente tecnico, è sicuramente un momento dove c'è questa forte condivisione di valori. Un altro appuntamento importante è sicuramente l'aggiornamento tecnico riservato ai responsabili di club che ogni anno si svolge in un weekend particolare, per cui molto concentrato, in Ferriere, ecco, in questa bellissima località montana, collina piacentina, molto molto interessante. Naturalmente la sinergia con l'Accademia Von Long permette di poter formare gli insegnanti in modo adeguato, per cui c'è sempre una grandissima attenzione e la formazione è considerata come un qualche cosa che non si è mai finito di imparare, e per cui il concetto è stato abbracciato in pieno, il lifelong learning, come viene detto, ecco, mi permetto di dire questa cosa in inglese, perché effettivamente nella nostra comunità europea questo concetto del lifelong learning, per cui di questa formazione costante che non termina mai ma che prosegue durante tutto il nostro percorso, non soltanto marziale per quanto riguarda noi, ma il percorso di vita, deve essere veramente centrale, così come la figura dell'uomo è centrale per la nostra disciplina. Per cui grande attenzione per questo e anche naturalmente a tutti quegli aspetti, essendo appunto l'uomo la figura centrale e il primo interesse del Kwan Kido, e gli aspetti pedagogici ed educativi non sono imprescindibili. Tant'è vero, c'è questa grandissima attenzione proprio per pedagogia dell'insegnamento, ma non soltanto verso i più piccoli, ma anche verso gli juniores, per cui verso tutte le persone durante le loro varie fasi di sviluppo. Enrico, eccoci. Ti sei speso più di quattro parole. Erano più di quattro, non mi sono accorto. Non mi sono accorto. Da insegnante, ecco, questo è un argomento al quale sono molto sensibile. Sei partito veramente, cioè una cosa che senti. Sì, sento moltissimo, sì. La formazione per me è fondamentale. Molto bene. Torniamo noi. Abbiamo già incomincia Caronte a farci segni. Caronte è il nostro regista Daniele Scala, che lo chiamiamo Caronte perché incominciamo a fare i segni, ma abbiamo ancora tempo. Parlando delle varie attività di questo periodo, incluso il discorso di Modena, l'Emilia Romagna è terra di grandi valori per quanto riguarda le arti marziali. Noi siamo stati a Cesenatico, dove è stata fatta una festa per ricordare al commissario tecnico la medaglia d'oro che il karate ha vinto alle Olimpiadi, il che non è poco. È vero che il karate la prossima volta andrà forse nel 32, ma comunque intanto la medaglia d'oro l'abbiamo portata a casa, verrà messa al museo della fisica, là, e è come una pietra miliare, lì non si tocca. Poi vedremo il resto. E siamo stati a questa festa a Cesenatico, molto interessante, e che ha tutto organizzato da Carlo Maurizi, maestro di karate di Bologna. È una fonte di iniziative, Carlo Maurizi, ma è anche una fonte di controversie. Quando uno fa troppo, certe volte non viene bene concepito. Non dipende da noi dai consigli a Maurizi, perché è difficile fermare un cavallo di razza e quando uno ha la volontà di fare le cose. Però non sempre la politica ruota che intorno allo sport ti dà queste soddisfazioni. Quindi mi auguro che il buon Carlo Maurizi faccia, come si dice, una riflessione, no? Sul detto latino facent not verba, quindi fare e non parlare, qualche volta bisogna vigilare la rovescia,
del Bertacer non fu mai scritto. Quindi questo è un po' il discorso. Vediamo l'intervista. Caro Carlo, quali sono le tue aspettative dal punto di vista operativo? Cioè, abbiamo Pierluigi Schiera ha portato a casa la medaglia d'oro, chiaro? Vi aspettate che questa medaglia porti all'Eurocamp centinaia di ragazzini in più? Oppure rimarrà tutto come prima, ricoperto dalla nebbia? Allora, secondo me la nebbia si è diradata molto già 20 anni fa, quando Pierluigi ha avuto questa intuizione di ripartire dai bambini. Io non ci credevo, perché dicevo, come fa un direttore tecnico progettare un lavoro per i bambini, no? E invece l'ha indovinata. Voi sapete che qua, grazie alle sue metodologie, sono nati campioni che sono andati alle Olimpiadi di Tokyo. Perciò questo sogno di un sognatore, io ho avuto la fortuna di crederci, di sostenerlo, ha portato questa medaglia d'oro e questa medaglia di bronzo. E io penso che avremo un ritorno. Però quello che dico io, l'importanza di Cesenatico, del progetto scuola, è che ci definiamo un'agenzia educativa in aiuto alla famiglia e alla scuola. E in questo periodo di Covid è molto importante quello che facciamo noi sull'intelligenza motoria. E dopo lascerò la parola al mio collega, al mio presidente, perché questo Eurocamp è diventato un progetto europeo, hai capito? Certificato dall'Unione Europea e finanziato. Perciò al di là della medaglia olimpica, che sicuramente porterà interesse, perché abbiamo visto che le Olimpiadi, sia di Qatar di Comité, sono piaciute, abbiamo sentito le famiglie. Già l'acronimo karate era molto importante, perché si parla di karate nei film, capito, Karate Kid, abbiamo visto tutte queste cose, e secondo me avremo una ripartenza di un certo tipo. Però l'importante è che sappiano che per i bambini noi facciamo attività motoria, creiamo un multisport. Lui ha inventato questo metodo, hai capito, fra ginnastica artistica, musica, tutte le intelligenze del Gartner. Perciò in sé l'ambiente, sono convinto che ne avremo un ritorno. Bene, avete sentito la parola di Carlo Maurizi, che ha organizzato questa festa con una bellissima serata a un ristorante famoso di Cesenatico, a base di pesce. C'era presente il vicepresidente federale Morsiani, quindi la festa è stata fatta per il professor Pierluigi Schieri, che dal 79 dirige il karate ed è arrivato 79, nell'80 ha preso la prima medaglia d'oro a Madrid, ai mondiali di Madrid, con un siciliano, Ricciardi. Nel 2020 più uno ha preso la medaglia d'oro, pensate, con un altro siciliano, che abbiamo intervistato in diretta mentre era il treno che andava dalla Sicilia, andava a Roma per gli allenamenti. Quindi pensate un attimo queste cose strane che mettiamo in piedi. Quindi l'oro per l'oro, quindi altro che l'oro per la patria, non col ferro, ma con l'oro, non con l'oro, ma col ferro, sì, per la patria. Altro che qui va bene l'oro, in questo caso, niente ferro. Oltre a Samurai, per anni ho editato la rivista Sportivo, che era la rivista, era il mensile delle federazioni del Comitato Olimpico. Poi chiaramente ci sono state le ristrettezze, il famoso sport olimpico di base, che è il tiro dalla cinghia e il salto del pasto, e quindi abbiamo smesso di pubblicare intorno al 2008-2009. Riprendiamo questo discorso di Vivi Sportivo per quanto riguarda le nostre attività. Ci allarghiamo, a parte il discorso delle arti marziali, agli altri sport, canoa, canottaggio. Non parleremo del calcio, non parleremo del grande tennis, né del basketball, né della pallavolo, non perché non siano importanti, ma perché ne parlano tutti. Cosa dovremmo dire noi di più? E non siamo neppure degli specialisti. Quindi
avevamo costruito un pubblico di appassionati e professionisti, dando voce ai vari personaggi. Questa sarà l'idea, sempre i personaggi. Uno dei personaggi, vi cito un esempio, Bubka, è diventato presidente del Comitato Olimpico Ucraino, ma soprattutto Bubka è diventato uno dei primi vicepresidenti del Comitato Olimpico Internazionale, personaggio importante. Quindi li abbiamo tenuti a battesimo. Erano degli atleti di grande valore, ma diciamo che erano ancora da scoprire. Siamo arrivati, qui siamo gli insegni famosi di Caronte, avete visto. Ecco. Il tempo non è galantuomo, e a seguire c'è la puntata di Come la luna nel pozzo. Frase di chiusura. Il tempo ci mette un po', ma prima o poi ti racconta la verità. Quindi valutiamo questa fase che è molto importante. E come si dice, buon samurai a tutti e arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.